Sono stati i volti dei personaggi che hanno interpretato la Sacra Famiglia ad accogliere i visitatori del presepe vivente del quartiere Angeli per l'ottava edizione, organizzato appunto dall'associazione Betlemme agli Angeli ed Anzi Chitanza. Un vero e proprio villaggio che ricalca nelle forme e nei modi il luogo Betlemme dove nacque Gesù. Le stradine innevate hanno reso ancora più suggestivo l'arrivo dei Re Magi, 60 figuranti che hanno dato vita ciascuno con un ruolo preciso al presepe degli Angeli. Ogni anno, ogni manifestazione ha un'emozione diversa, perché si cerca sempre di dare qualcosa di più e trasmettere tanto alle persone. E nonostante il freddo gelido, la colonnina di Mercurio -1 indicava, i partecipanti sono stati riscaldati dal fuoco dell'amore per il quartiere, per la chiesa, per il percorso, il cammino di preghiera che li ha condotti sino a sfidare anche le intemperie. Partecipiamo perché già è da 8 anni che lo facciamo, siamo i devoti a Gesù Cristo, quindi per noi è una passione più che altro. Stiamo tutti in collaborazione. La scelta non è una scelta nata da poco, ma 8 anni fa, una scelta spirituale più che altro. Con la parrocchia abbiamo intrapreso questo cammino, inizialmente con Padre Antonio, adesso con il nuovo parroco Padre Biagio Asarisi. Il presepe non è un divertimento, il presepe è un momento di raccoglimento, di spiritualità. Tra le bancarelle della frutta ed il fondaco della lavandaia per le strade, la stricata di ciotoli, i visitatori hanno anche potuto gustare le prelibatezze locali, i prodotti della terra che, come i viandanti che necessitano di rifocillarsi, sono stati offerti loro dai vari personaggi. Una nota di colore, la modernità che irrompe nella tradizione, chi se non un piccolo angolo riservato alla comunicazione, quella della redazione del Fatto Nisseno, di un tempo che fu.